Registrare. Ci siamo. Allora, ciao ragazzi, buongiorno. Eccoci ritrovati a un'altra avventura di Incipit Illustrati. Questa settimana ho scelto di leggere qualcosa di più leggero perché mi sembra che l'ultima cosa che abbiamo letto era Delitto e Castigo. Quindi sono un po' provato da quella lettura. Ho deciso di fare un po' un passetto indietro. E quindi ho scelto di leggere da questo testo di Simno, anzi, in realtà è una raccolta di testi. Questa è una raccolta della Adelphi, dove sono raccolti tutti i 75 romanzi di Maigret, con Maigret protagonista. E questo è il quindicesimo, quindi ce ne sono 5, e sono gli ultimi 5 pubblicati, credo, dagli anni 70. Ci sono gli ultimi 5 Maigret. E possiamo scegliere tra questi. Eccoli qua. Quindi abbiamo dal produttore di vino, da Maigret il produttore di vino, fino all'ultimo che è Maigret e il signor Charles. E io andrei con il primo, che è Maigret e il produttore di vino, che è, credo, un romanzo degli anni 70, una cosa del genere, 1970 su per giù. Io adoro Maigret come commissario, come protagonista, un commissario che non ha la... cioè non parliamo di gialli all'inglese, quindi non è un giallo deduttivo, alla Agatha Christie, diciamo, alla Sherlock Holmes, quindi alla Conan Doyle, ma è un romanzo un po' più psicologico, un po' più, diciamo, intuitivo. Maigret è un commissario intuitivo, più che un commissario deduttivo, appunto alla Sherlock Holmes o alla Poirot. La tecnica di Maigret consiste nel vivere l'atmosfera dove è avvenuto il delitto, quindi parla con i possibili sospetti, si immerge nel clima, cerca di conoscere la vittima, cerca di conoscere i possibili sospetti e tramite questo ha le sue intuizioni. Non si basa sulla pura logica, ma è più una cosa umorale. Per questo mi piace di più rispetto a Sherlock Holmes, che invece è un inarrivabile matematico. Ok, quindi, come? Eh sì, esattamente. Dice Ivano un approccio olistico. Quindi sì, mi piace molto di più proprio per questo. Invece, appunto, Sherlock Holmes è qualcosa che praticamente a pagina 1 lui già ha capito tutto e poi il resto del libro serve per spiegarti come ha fatto Sherlock Holmes a capire tutto. Invece qua con Maigret tu ti immergi un po' di più nell'atmosfera, nel mood, e è più godibile, secondo me è anche un miglior scrittore, Simenon. Scriveva i Maigret per rilassarsi da romanzi più complessi che scriveva. Infatti Simenon ha scritto anche dei romanzi tipo La nevera sporca, insomma, romanzi più seri, più impegnati, e quindi si vede che comunque era uno scrittore di qualità maggiore rispetto a Conan Doyle, rispetto a Agatha Christie, che invece hanno scritto solo romanzi d'avventura o romanzi gialli, diciamo. Quindi si sente pure la mano di uno scrittore migliore in generale, perché sono più veri i protagonisti, sono più veri i personaggi e soprattutto Maigret è molto ben caratterizzato. Non è una figurina e si sente e si vede, e per questo è più piacevole anche la lettura. Va bene, detto ciò, inizio con... ho scelto appunto Maigret il produttore di vino, che è uno degli ultimi. Potevo scegliere tra Maigret il produttore di vino o Maigret il signor Charles. Ho scelto Maigret il produttore di vino. Sono belle queste edizioni dell'Adelphi perché sono molto compatte, ne trovi 5 tutte insieme. E insomma, una bella raccolta. Alla fine sono 15 volumi, si hanno tutti i Maigret, che sono 75 per l'appunto. Allora inizio, capitolo 1. L'hai uccisa per derubarla, vero? Non volevo ucciderla, altrimenti perché mi sarei portato solo una pistola a giocattolo? Sapevi che aveva molto denaro? Non sapevo quanto. Aveva lavorato tutta la vita e 80 anni suonati, doveva per forza avere qualche cosa da parte. Quante volte sei andato a chiederle dei soldi? Non lo so, tante comunque. Quando mi presentavo da lei sapeva già il perché. Era mia nonna e senza pensarci mi sganciava 5 franchi. Ma si rende conto?
cosa ci fa un disoccupato con 5 franchi? Oh, tra l'altro capita proprio. Allora, io l'ho già letto, Maigret, produttore di vino, che si chiama tutti i letti, però non mi ricordavo affatto che iniziasse così e, diciamo, è simpatico che troviamo anche un piccolo lieve fil rouge con Delitto e Castigo, perché appunto questo inizia con l'hai uccisa per derubarla, quello era andato a chiedere dei soldi a questa vecchia, quindi è simpatico che ci abbiamo un legame con quanto leggevamo un paio di settimane fa. Maigret era cupo, lento, un po' triste. Un caso banale, il solito delitto squallido, come ne capitano quasi ogni settimana. Un ragazzo di neanche 20 anni che aggredisce una donna anziana e sola per rapinarla. La differenza con Teo Stirne, era che aveva preso di mira sua nonna. Appariva molto più tranquillo di quanto sarebbe stato logico aspettarsi. E rispondeva alle domande come meglio poteva. Era un ragazzo grassoccio e molle, con una faccia tonda quasi senza mento, occhi sporgenti e labbra carnose, così rosse che a prima vista sembrava truccato. 5 franchi, come un bambino che viene a ritirare la paghetta. Il marito è morto? Sì, da 40 anni o giù di lì. Per molto tempo lei ha mandato avanti una piccola merceria in Place Saint-Paul. Poi ha cominciato a camminare a fatica e ha dovuto chiudere bottega, ma è stato solo 2 anni fa. Tuo padre è a Bicêtre, in manicomio. La madre ce l'hai ancora? Non vivo più con lei da un pezzo. Beve, è sempre ubriaca. Hai fratelli, sorelle? Una sorella, ma è andata via di casa a 15 anni e non si sa che fine abbia fatto. Non c'era emozione nella sua voce. Come facevi a sapere che tua nonna teneva i soldi in casa? Non si fidava delle banche, neppure della cassa di risparmio. Erano le 9 di sera. Il delitto era stato commesso il giorno prima, più o meno alla stessa ora, nella vecchia casa di Rue du Roi de Sicile, dove Joséphine Ménard abitava in un bilocale al terzo piano. Un'inquilina del quarto aveva incontrato Stirnet sul pianerottolo, mentre usciva dall'appartamento. Lo conosceva bene, si erano salutati. Verso le 9:30 un'altra vicina, la signora Pallock, che abitava di rimpetto, aveva pensato di passare un attimo dall'anziana signora, come faceva spesso. Aveva bussato senza ottenere risposta. La porta non era chiusa a chiave, lei aveva girato il pomello. Joséphine Ménard era rannicchiata sul pavimento, morta, il cranio spaccato e il volto ridotto in poltiglia. Magari è proprio una citazione da Dostoevskij in realtà, perché anche qui c'è il cranio spaccato, quindi potrebbe benissimo essere che, appunto, cita Dostoevskij. Già alle 6 del mattino aveva rintracciato Théo Stirnet mentre dormiva su una panchina della Gare du Nord. Perché hai deciso di ucciderla? Non volevo farlo, è stata lei che mi ha aggredito e allora ho perso la testa. Ah, ok, questo è simpatico. Cioè, simpatico, insomma. È strano, non me l'aspettavo. Non volevo farla, è stata lei che mi ha aggredito e allora ho perso la testa. Hai puntato contro la pistola finta? Sì, ma non ha fatto una piega. Forse si è anche accorto subito che era solo un giocattolo. Fuori di qui, mascalzone, mi ha detto. Se credi di impressionarmi, ha preso delle forbici che erano sul tavolino ed è venuta verso di me, continuando a sbraitare. Vattene, ti dico, o te ne pentirai. Era piccola, sembrava fragile, ma era un fascio di nervi. Ho avuto paura. Ho pensato che con quelle forbici aperte mi avrebbe cavato gli occhi. Ho cercato in giro qualcosa per difendermi. Di fianco alla stufa c'era un attizzatoio e l'ho afferrato. Quante volte l'hai colpita? Non so, non voleva cadere. Continuava a fissarmi con gli occhi sbarrati. Le sanguinava la faccia? Sì, non volevo che soffrisse. Non so cosa mi ha preso, ho continuato a colpirla. A Maigret sembrava già di sentire l'arringa del pubblico ministero in corte d'assise. Stirnet, allora, si è accanito selvaggiamente sulla poveretta. E quando è caduta? L'ho guardata, ma lì per lì non ho capito. Non volevo ucciderlo, glielo giuro, mi creda. Eppure ti era rimasto abbastanza sangue freddo per rovistarne i cassetti. Non subito. Stavo per uscire, poi mi sono ricordato che in tasca avevo solo 1,50 franco. E che mi avevano buttato fuori dall'albergo perché ero in arretrato di 2 mesi. Sei tornato indietro?
Sì, ma non ho frugato in tutto l'appartamento, che lei ci creda o no. Ho solo aperto qualche cassetto. Ho trovato un vecchio borsellino e me lo sono infilato in tasca. Poi ho preso una scatoletta di cartone con dentro due anelli e un cameo. I due anelli, il cameo e il logoro borsellino erano sulla scrivania di Maigret, accanto alle pipe. Non hai trovato i soldi? Non li ho neppure cercati. Non vedevo l'ora di andarmene via per non vederla più. Sembrava che continuasse a guardarmi dovunque mi trovassi nella stanza. Sul pianerottolo ho incontrato la signora Menù. Poi sono entrato in un bar e ho bevuto un cognac. E dato che sul bancone c'erano dei panini imbottiti, ne ho mangiati tre. Avevi fame? A quanto pare. Ho mangiato, ho bevuto un caffè e poi mi sono messo a camminare per strade. La situazione non era migliorata granché, perché nel borsellino c'erano solo 8 franchi e 25. La situazione non era migliorata granché. Lo aveva detto come se fosse la cosa più naturale del mondo. Maigret, perplesso, non riusciva a distogliere gli occhi dal suo volto. Perché hai scelto la Gare du Nord? Non l'ho scelta, ci sono arrivato per caso. Faceva un gran freddo. Era il 15 dicembre, un vento di tramontana faceva vorticare minuscoli fiocchi di neve che si adagiavano come granelli di polvere sul selciato. Volevi raggiungere il Belgio? Con quei pochi franchi che mi erano rimasti? Che progetti avevi? Intanto dormire. Immaginavi che saresti stato arrestato? Non ci pensavo. A cosa pensavi? A niente. La polizia li aveva trovati, i soldi. Erano sopra l'armadio a specchi, avvolti in carta da imballaggio. 22.000 franchi. Cosa avresti fa fatto se avessi scovato il denaro? Non lo so. Si aprì la porta e nell'ufficio entrò la Pointe. Ha telefonato l'ispettore Fourquet. Voleva parlare con lei, ma gli ho detto che era occupato. Fourquet era del 17° arrondissement, un quartiere ricco, alto borghese, dove capitavano raramente dei delitti. Un uomo è stato ucciso in Rue Fortuny, a 200 metri dal Parc Monceau. Dai documenti che gli hanno trovato addosso, sembra che sia un pezzo grosso, un importante produttore di vino. Si sa nient'altro? Pare che stesse andando verso la sua auto quando è stato colpito da quattro pallottole. Non ci sono testimoni, è una strada poco frequentata e in quel momento non c'era nessuno. Maigret diede un'occhiata a Stirnet e alzò le spalle. C'è Lucas? Andò alla porta e vide Lucas alla sua scrivania. Puoi venire un attimo? Stirnet li guardava a turno con i suoi occhi sporgenti, come se fosse un semplice spettatore. Ricomincia l'interrogatorio da capo e trascrivi le risposte. Poi fagli firmare il verbale e portalo in cella. La Pointe, tu vieni con me. Infilò il pesante cappotto nero e si mise attorno al collo la sciarpa di lana blu che la signora Maigret aveva lavorato a maglia. Prima di uscire caricò un'altra pipa che si accese in corridoio, dopo aver lanciato un'ultima occhiata all'assassino. Malgrado non fosse tardi, le strade erano semideserte per via del vento gelido che tagliava la faccia e penetrava anche attraverso gli indumenti più caldi. I due uomini salirono su una delle piccole auto nere della polizia giudiziaria e attraversarono mezza Parigi a tempo di record. In Rue Fortuny gli agenti avevano bloccato la circolazione e impedivano ai curiosi di avvicinarsi a un corpo steso sul marciapiede, attorno al quale andavano e venivano 4 o 5 uomini. C'era anche Fourquet, che si fece incontro a Maigret. Sono arrivati anche il commissario di zona e il medico. Fourquet era un uomo elegante, cortese, che Maigret aveva incontrato varie volte. Si strinsero la mano. Conosce Oscar Chabu? Dovrei? È un uomo piuttosto importante, uno dei grossi produttori di vino di Parigi. Il Vin de Moine, de Moisne. No, de Moine. Sicuramente lo avrà letto su qualche camion o sui manifesti. Ha anche delle chiatte sulla Senna e dei vagoni cisterna. L'uomo steso sul marciapiede era corpulento senza essere grasso. La stazza era piuttosto quella di un giocatore di rugby. Il medico si alzò e spazzolò via la neve dalle ginocchia dei pantaloni. Deve essere sopravvissuto al massimo 2 o 3 minuti. L'autopsia ci dirà di più. Maigret guardò gli occhi fissi di un azzurro molto chiaro, quasi grigio pallido, il volto squadrato, con una mascella volitiva che mostrava i primi segni di rilassamento. La camionetta della scientifica si fermò rasente al marciapiede e i tecnici ne estrassero la loro attrezzatura. A vederli sembravano una troupe cinematografica o televisiva.
Avete avvisato l'ufficio del procuratore? Sì, manderanno un sostituto e un giudice istruttore. Maigret cercò Fourquet con lo sguardo e lo trovò a pochi passi da lui che cercava di scaldarsi battendosi i fianchi con le lunghe braccia. La macchina della vittima qual è? Ce n'erano 5 o 6 parcheggiate lungo il marciapiede, tutte auto di lusso. Quella di Chabu era una Jaguar rossa. Avete dato un'occhiata nel vano portaoggetti? Sì, occhiali da sole, una guida Michelin, due carte stradali della Provenza e una scatola di pastiglie per la tosse. Quasi sicuramente è uscito da una di quelle case di questa via. La via era corta e Maigret, girandosi, riconobbe la palazzina davanti alla quale giaceva ancora il cadavere. Era un edificio in stile Novecento, con pietre scolpite attorno alle finestre e arabeschi. Ebbe l'impressione che lo spioncino a grata, nella porta di quercia chiodata dell'ingresso, si fosse mosso. Vieni con me, Lapointe. Si diresse verso l'ingresso e premette il pulsante del campanello. Ci volle del tempo prima che il campanello si socchiudesse. Una donna, di cui si vedevano solo un occhio e una spalla, si profilò all'interno di un corridoio buio. Che c'è? Maigret l'aveva riconosciuta. Buonasera, Blanche. Cosa vuole da me? Commissario Maigret, non si ricorda? È vero che sono passati 10 anni da quando ci siamo visti l'ultima volta. Spinse la porta senza attendere di essere invitato a entrare. Vieni, disse la Pointe. Tu sei troppo giovane per aver conosciuto Madame Blanche. È così che la chiamano tutti. Come fosse di casa, Maigret accese la luce e aprì il battente di una doppia porta che dava su un'ampia sala. Dovunque tappeti, tappezzerie, cuscini multicolore, lampade con la luce filtrata da paralumi di seta. Madame Blanche dimostrava una cinquantina d'anni, ma doveva averne almeno 60. Era piccola, rotondetta e qualcuno avrebbe potuto trovarla anche distinta. Indossava un vestito di seta nera su cui spiccavano due o tre giri di perle. Come al solito, tanto attiva quanto discreta, eh? L'aveva conosciuta 30 anni prima, quando ancora batteva sul boulevard de la Madeleine. Era graziosa, dolce, sempre con un sorriso simpatico che le disegnava due fossette. In seguito era diventata sottotenutaria di un appartamento di Rue Notre-Dame de Lorette, dove si era sempre sicuri di trovare belle donne. Era salita di grado. Adesso era la proprietaria di quella palazzina, dove le coppie occasionali trovavano un rifugio elegante e raffinato, con whisky e champagne di gran marca. Com'è successo? Chiese il commissario mentre la donna cercava di darsi un contegno. Successo cosa? Qui non è successo niente. E là fuori non so cosa c'è stato. Ho notato un certo andirivieni. Non ha sentito degli spari? Erano spari. Ho pensato che fosse il motore di una macchina. Lei dov'era? Ero in cucina. Per la precisione, stavo finendo di mangiare. Giusto un po' di pane con del prosciutto. Non ceno mai io. Chi c'è in casa? Nessuno, perché? Con chi era Oscar Chabu? E chi è Oscar Chabu? Sarebbe meglio che lei collaborasse, altrimenti sarò costretto a portarla al Quai des Orfèvres. Non conosco il cognome dei miei clienti, solo il nome. Quasi tutti sono persone importanti. E lei apre loro la porta solo dopo aver guardato attraverso lo spioncino. È una casa ben frequentata, sa? Non accetto il primo che capita. Per questo la buon costume ci lascia in pace. Ha guardato dallo spioncino anche quando Shabu è uscito? Cosa glielo fa pensare? Forza, Lapointe, portala al Quai. Chissà che lì non diventi più loquace. Non posso andarmene via di qui. Le dirò quello che so. Immagino che questo Shabu sia il cliente che è uscito una mezz'ora fa. Era un habitué? Veniva spesso? Ogni tanto, una volta al mese, una volta alla settimana? Diciamo una volta alla settimana. Sempre con la stessa persona? No, non sempre. Quella di oggi era una nuova? Esitò e alla fine alzò le spalle. Non vedo perché dovrei mettermi nei guai. Nell'ultimo anno sarà venuto una trentina di volte. Le telefonava prima per avvisarla, come fanno tutti. A che ora si sono presentati? Verso le 7, insieme o separatamente? Insieme. Ho riconosciuto subito l'auto rossa. Hanno ordinato da bere? Era già pronto lo champagne nel secchiello del ghiaccio. E la donna dov'è? Beh, è andata via. Dopo che Chabu è stato ucciso, lesse un'esitazione nei suoi occhi. Certo che no. Sostiene quindi che è andata via per prima? Precisamente. Non le credo, Blanche. Nel corso della sua carriera, spesso si era dovuto occupare di case del genere, conosceva le abitudini. Sapeva quindi che è sempre l'uomo ad andarsene per primo.
lasciando l'amica a rifarsi il trucco. I porti della camera nella camera dove sono stati. Tu, la Pointe, sorveglia il corridoio, nessuno deve uscire. Allora dove erano? Al primo piano, nella camera rossa. Le pareti erano rivestite di boiserie. La scala aveva un corrimano scolpito. La passatoia, fissata con aste fermaguida d'ottone a ogni gradino, era morbida, di colore azzurro. Quando l'ha vista arrivare? Stava appostata dietro lo spioncino? È comprensibile, no? Volevo sapere cosa diavolo stava succedendo. Quando ho visto lei, ho subito pensato che avrei avuto delle grane. Solo, ammetta, conosceva il suo cognome. E va bene, sì. È quello della sua amichetta? No. No, no, di lei so solo il nome, lo giuro, Anne-Marie. Ma io la chiamavo la cavalletta. Perché? Perché è alta e secca, con braccia e gambe che non finiscono più. Dov'è? Le ho detto che è andata via per prima, e io non le credo. La donna aprì una porta, e in una camera tutta ovattata si vide una cameriera intenta a cambiare le lenzuola di un letto a baldacchino. Su un tavolo rotondo c'erano una bottiglia di champagne e due coppe, una delle quali, con tracce di rossetto, conteneva ancora un po' di vino. Ha visto che la ragazza non è né in questa camera né in un bagno, certo. Quante sono le altre camere? 8. Ce n'è qualcuna occupata? No, i miei clienti arrivano soprattutto nel tardo pomeriggio, o anche in serata. Ne aspettavo uno alle 9. Deve aver visto il campanello sul marciapiede, il cannello sul marciapiede. Mi mostri le altre camere. Quattro si trovano al primo piano, tutte più o meno arredate in stile secondo impero, con mobili massicci e una profusione di tappezzerie dai toni spenti. Come vede, non c'è proprio nessuno. Voglio comunque dare un'occhiata. Le prime due camere erano effettivamente vuote, ma nella terza c'era una ragazza che se ne stava seduta, tutta rigida, su una sedia imbottita e foderata di velluto granata. Si alzò di scatto. Era alta e sottile, quasi senza seni né fianchi. Chi è? Chiese Maigret, quella che aspettava il cliente delle 9. La conosce? No. Ma la ragazza alzò le spalle. Non doveva avere nemmeno 20 anni, e ora nel suo atteggiamento c'era un certo qual menefreghismo. Tanto finirà comunque per scoprirlo. Lei è un poliziotto, vero? Commissario Maigret. Sul serio? Lo guardò con curiosità. Si occupa lei di questo caso? Come vede. È morto? Sì. La ragazza si girò verso Madame Blanche e la rimproverò. Perché mi ha mentito, dicendomi che era solo ferito? E che ne sapevo io? Non gli sono mica andato vicino. Lei chi è, signorina? Anne-Marie Bouton. Sono la sua segretaria personale. Veniva spesso qui con lui? Più o meno una volta alla settimana, sempre di mercoledì. Il giorno in cui teoricamente dovrei seguire un corso d'inglese. Scendiamo, borbottò Maigret. Era vagamente nauseato da tutti quei colori pastello e da quelle luci soffuse che rendevano i volti come sfumati. Si erano fermati in sala, ma nessuno si era seduto. Si sentivano delle voci, un confuso andirivieni sul marciapiede sferzato dalla tramontana gelida, mentre la casa era surriscaldata come una serra. E come in una serra c'erano enormi piante verdi dentro vasi cinesi. Cosa sa dell'omicidio del suo principale? Quello che mi ha detto lei, disse la cavalletta indicando Madame Blanche, che qualcuno gli ha sparato e lo ha ferito, e che il portinaio del palazzo vicino è uscito e probabilmente ha chiamato la polizia, visto che è arrivata pochi minuti dopo. Il commissariato era a due passi, in Avenue de Villiers. È più o meno morto sul colpo, no? Sì. Gli parve che fosse impallidita, ma la ragazza non pianse. Era solo traumatizzata. Continuò meccanicamente. Volevo andare via subito, ma lei non ha voluto. Perché? Chiese Maigret a Madame Blanche. Sarebbe finita nelle grinfie del suo collega che era appena arrivato. Avrei preferito tenerla fuori da questa faccenda e anche la casa. Se i giornali ficcano il naso, sarà un miracolo se non mi fanno chiudere baracca e burattini. Mi dica esattamente che cosa ha visto. Dove si trovava l'uomo che ha sparato? Fra due macchine, proprio di fronte all'ingresso. L'ha visto bene? No, il lampione è piuttosto lontano. Intravedevo solo la sagoma. Era alto? Più basso che alto, direi. Largo di spalle, vestito di scuro. Ha sparato 3 o 4 volte, mi sembra. Il
Il signor Oscar si è portato le mani al ventre e ha barcollato un attimo ed è caduto in avanti. Maigret osservava la ragazza. Era spaventata, ma non mostrava alcun segno di disperazione. Lo amava? Cosa intende dire? Era la sua amante da molto tempo? Quella parola sembrò stupirla. Guardi che non era affatto come crede lei. Mi faceva un cenno quando aveva voglia di me, ma non si è mai sognato di parlare d'amore. E io non pensavo certo a lui come a un amante. A che ora l'aspetta sua madre? Tra le 9:30 e le 10. Dove abita? In Rue Calancourt, vicino a Place Constantin-Pequet. Dove sono gli uffici di Oscar Chabu? In Quai de Charenton, dopo i magazzini di Bercy. Ci andrà domani mattina? Certo. Forse avrò bisogno di lei. La Pointe esci e accompagnala fino all'ingresso della metropolitana, così se ci sono già giornalisti in giro non le daranno fastidio. Rigirava in mano la pipa, come se esitasse a caricarla e ad accenderla in quell'atmosfera. Alla fine si decise. Madame Blanche teneva le mani incrociate sul ventre rotondetto e lo guardava pacifica, come chi non ha niente da rimproverarsi. È sicura di non aver riconosciuto l'uomo che ha sparato? Glielo giuro. Capitava che il suo cliente arrivasse qui con le donne sposate, con delle donne sposate? Immagino di sì. Veniva spesso? Dipende. Certe settimane lo vedevo anche varie volte. Poi magari per 10 o 15 giorni non si faceva più vivo. Ma questo è capitato di rado. Nessuno ha chiamato per avere le sue notizie? No. Il sostituto procuratore, il giudice istruttore se n'erano andati. Il freddo era ancora più pungente. Gli uomini dell'istituto di medicina legale stavano caricando sul furgone la barella in cui avevano deposto il corpo del produttore di vino. Gli esperti della scientifica stavano salendo sulla loro camionetta. Avete trovato qualcosa? I bossoli, 4, calibro 6,35. Di piccolo calibro, un'arma da dilettante o da donna, con la quale bisogna sparare da vicino. Niente giornalisti? Ne sono venuti due, ma dopo un po' sono corsi via per non perdere l'edizione di provincia. L'ispettore Fourquet aspettava pazientemente battendo i piedi, si teneva un fazzoletto davanti al volto per scaldarsi il naso. È da lì che è uscito? Sì, borbottò Maigret. Lo comunicherà alla stampa? Se è possibile. Preferirei che la notizia non trapelasse. Ha i suoi documenti e il portafoglio? Fourquet li estrasse dalla tasca e glieli consegnò. Dove abitava? In Place des Vosges. Troverà il numero sulla carta d'identità. Pensa di avvisare la moglie? Meglio che sappia della disgrazia da me che non dai giornali di domani mattina. Allora, controllo quanto manca a fine capitolo. Si manca un bel po', quindi direi che vado avanti un altro paio di pagine e poi ci fermiamo così rimaniamo nella mezz'ora. All'angolo di Avenue de Villiers si vedeva l'entrata della metropolitana di Malherbe, da dove la Pointe stava tornando a grandi passi. Grazie per la telefonata, Fourquet. Mi scusi se l'ho lasciata tutto questo tempo qui fuori al gelo. Salì in macchina, chiudendo bene i finestrini, e la Pointe si mise al volante, guardando interrogativamente il capo. Place des Vosges. Fecero il tragitto in silenzio. Al Parc Monceau la polvere bianca che continuava a cadere aveva formato uno strato sottile al di là della cancellata dalle punte dorate. Dopo gli Champs-Élysées presero il lungo Senna e qualche minuto più tardi si fermarono in Place des Vosges. La portinaia, invisibile nella buia guardiola, azionò l'interruttore della luce. E passando, Maigret bofonchiò. Signora Chabu? La donna non fece domande. I due si fermarono al primo piano, su una porta di quercia massiccia, una targhetta di ottone recava in viso il nome di Oscar Chabu. Erano solo le 10:30. Maigret suonò. Un minuto dopo la porta si aprì e una giovane cameriera in grembiule e ciuffietta di bisso li guardò con aria interrogativa. Era bruna, graziosa e l'uniforme di seta nera metteva in risalto il suo corpo. La signora Chabu? Chi devo annunciare? Commissario Maigret, della Polizia Giudiziaria. Un attimo. Nell'appartamento c'era una radio o una televisione accesa e si sentiva una botta e risposta di voci diverse, come in uno spettacolo teatrale. Il volume venne abbassato di colpo e subito dopo apparve una donna in vestaglia verde smeraldo, l'aria sorpresa. Non aveva 40 anni ed era bella, soprattutto aggraziata.
Maigret rimase colpito dall'eleganza del suo portamento. Ok, e qui ci fermiamo. Allora, sì, qualche piccolo commento. Allora, non me lo ricordavo, in realtà non mi ricordavo assolutamente niente, perché l'ho letto vari anni fa. Però ecco, Simenon aveva questo modo di riposarsi, diciamo, tra un romanzo impegnativo e l'altro. Per esempio, alcuni suoi famosi sono l'uomo che guardava passare i treni, la neve era sporca, due o forse tre camere a Manhattan, adesso non mi ricordo. Insomma, questi sono i romanzi che lui considerava i meglio riusciti. E tra un romanzo di questo tipo e l'altro inseriva uno, due, anche tre Maigret. E lui aveva sviluppato quello che poi i giornali chiamarono il metodo Simenon. Lui si alzava la mattina, iniziava a scrivere e riusciva a completare un Maigret dai 5 ai 7 giorni. Infatti mi pare che nell'edizione Adelphi dica anche... no, qui non c'è. Ci sono anche le date di inizio e fine scrittura di ognuno di questi Maigret, non in questa edizione. Mi pare ci sia un'altra edizione in cui c'è scritto Maigret, il produttore di vino, scritto dal Hall. Di solito sono appunto dai 5 ai 7 giorni lui finiva un Maigret, che è un romanzo tipicamente 160-200 pagine, più o meno. Quindi lui aveva proprio un metodo di lavoro in cui, diciamo, sviluppava una trama e la scriveva in quei 5-7 giorni. E infatti spesso le situazioni sono ripetute. Adesso io non mi ricordavo in particolare questo romanzo, però ecco, di Maigret che va in una casa di appuntamenti, conosce la tenutaria, si informa sui movimenti degli avventori, eccetera, si trova in tanti Maigret. Quindi questa parte qui è quasi intercambiabile. Prendi questa parte qui di Maigret che va da una tenutaria, lo sposti, lo dai a un altro Maigret e più o meno ottieni la stessa cosa. Appunto, cioè funziona perché aveva questo metodo di lavoro e diciamo che non reggerebbe, sarebbe così un romanzo di poco conto, non reggerebbe se non ci fosse questa affezione di chi legge nei confronti del personaggio di Maigret, credo. Io sono molto affezionato al personaggio di Maigret, ne ho letti tanti, ho visto anche gli sceneggiati Rai, quelli vecchi degli anni 60 con Gino Cervi che faceva Maigret, quindi in qualche modo io lo sento, lo vedo proprio quando Maigret, diciamo, si arrabbia, per esempio, tratta male la Pointe, in questo caso Lucas, e li sgrida, eccetera. Io ho proprio questa affezione nei riguardi del personaggio ed è un po' la malta che tiene insieme questi romanzi, altrimenti sarebbero dei romanzi veramente intercambiabili. Togli il produttore di vino, prendi Maigret e il signor Charles, più o meno la stessa cosa. Però c'è questo collante che è appunto Maigret, che è un personaggio, diciamo, tutto sommato, è un personaggio che funziona, sicuramente, secondo me, e la cosa bella che trovo di Maigret è che è un personaggio che vuole comprendere anche il malfattore più spregiudicato. In qualche modo si dice spesso che Maigret è un doppio rispetto a Simenon, e Simenon è considerato, viene così soprannominato, l'avvocato degli uomini, perché spesso anche i criminali più efferati vengono trattati con rispetto nei suoi romanzi. E questo si vede più o meno bene nei Maigret, ma soprattutto nei grandi romanzi, diciamo, della sua maturità artistica, che sono appunto in particolare quello dell'uomo che guardava passare i treni. E infatti, appunto, Maigret è rispettoso sempre, o tende a essere rispettoso nei riguardi anche del criminale più efferato, non lo considera mai con disprezzo, se non in rare circostanze. Ecco. Quindi questo è più o meno quello che volevo dire. Era chiaramente un romanzo un po' più lieve, un po' più facile da leggere questo rispetto ovviamente a Delitto e Castigo, però ogni tanto bisogna anche, insomma, riposarsi e trovare
una settimana di pausa e trovare un romanzo un po' meno tosto. Questo è quello che vi volevo dire. La prossima settimana forse non ci siamo, qui ci rivedremo tra 2 settimane. Come sempre, voi sapete quello che dovete fare, cioè iscrivetevi al canale, commentate e condividete così ci aiutate un po' a crescere. E noi ci vediamo sempre la domenica alle 10:30 su Twitch e il lunedì dopo, quindi in questo caso domani, sarà esportato su YouTube e esce alle 6 di sera, alle 18. La puntata esportata. Quindi mi raccomando, seguiteci, aiutateci a far crescere il canale. Insomma, se vi è piaciuto questa lettura e l'illustrazione, quella, insomma, io non leggo benissimo, ma insomma, ho fatto quello che potevo, più che altro magari il commento che può essere interessante. E ringrazio Ivano per l'illustrazione e ci vediamo la prossima volta.